serata di ieri che ha visto praticamente Avellino rinascere, un corso praticamente pieno, uguale Piazza Libertà, un gran successo di pubblico. Tracciamo un bilancio. Direi un successo straordinario, un evento eccezionale, credo, almeno dalle stime che hanno fatto un po' gli addetti ai lavori, che possiamo parlare di almeno 40.000 presenze, al di là di quelli che hanno assistito al concerto. Parliamo di almeno 40.000 presenze ieri in città, presenze che non si erano mai registrate, un successo senza precedenti che ovviamente ci inorgoglisce, che consolida il lavoro che questa amministrazione in silenzio, con grande impegno, ha svolto negli ultimi 4 anni, premia i tanti sacrifici che ha fatto la città, che ha fatto l'intero consiglio, la giunta, e ovviamente ci gratifica, gratifica anche me personalmente, per i risultati che stiamo ottenendo, ovviamente considerando che non ci fermiamo qui, anzi questo grande successo ci è da stimolo per continuare e per donare ancora più felicità, protagonismo e crescita economica alla città. Dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, com'è andata? Perché le presenze sono state anche superiori a quelle che si immaginava. C'è stata qualche criticità o è filato tutto liscio? Guardi, io voglio rivolgere il mio personale ringraziamento, anche quello a nome dell'amministrazione, al prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, ai volontari, alla Misericordia, alla nostra Polizia Municipale, perché ieri ha funzionato tutto alla perfezione. Abbiamo dato una grande dimostrazione di organizzazione. Ringrazio anche il pubblico perché in maniera composta, ordinata, ha seguito il concerto. Abbiamo dimostrato di essere una grande città rispetto anche allo svolgimento di questi eventi. Abbiamo pensato di essere pronti anche ad ospitare eventi di rilevanza internazionale e quindi non posso altro che dire, sono orgoglioso di tutta la mia città. Qualche piccola critica ho letto sui social per le esibizioni che non sono state completamente live, cioè con le band, no? Hanno cantato su basi musicali, qualcuno si è lamentato un po' di questo, può aver inficiato un po' sulla qualità dell'evento, secondo lei questo? Assolutamente no, anche perché parliamo di artisti che normalmente si esibiscono a pagamento, noi invece li abbiamo offerti in maniera gratuita alla città e quando li offri in maniera gratuita, ovviamente hai quello che si definisce lo showcase e non il concerto con sbigliettamento, ma soprattutto abbiamo avuto, a parte un po' gli artisti che hanno aperto la serata, tre grandissimi protagonisti della musica italiana, Gaia, Achille Lauro, Tananai, insieme contemporaneamente, e vi assicuro che questo è l'unico esempio che c'è in Italia. Ultima cosa, cosa risponde al consigliere d'opposizione Luca Cipriano che dice lei con questi eventi non sta facendo cultura? Guardi, innanzitutto penso che nessuno possa arrogarsi il diritto di poter definire cosa sia la cultura e cosa non lo sia. Quello che posso dire onestamente, a parte che mi sembra che abbia anche lui goduto di questi spettacoli in queste sere, quindi sono contento che abbia partecipato e sia rimasto felice, ma quello che posso dire da sindaco è che questa amministrazione ha promosso una serie di iniziative culturali senza precedenti, rassegne musicali, teatrali, d'arte, il grande evento col maestro Sparagna di musica popolare e anche le visite guidate, insomma c'è una proposta culturale, anche turistica, senza precedenti che ci è riconosciuta dalla comunità intera, anche campana. Poi mi rendo conto che il compito dell'opposizione sia rimasto solo quello di criticare e tirare un po' i piedi, li capisco, se ne faranno una ragione. Ultima cosa, l'ultimissima, perché ieri ha detto dal palco che il bello deve ancora arrivare? Cosa c'è in serbo in programma? A parte quest'ultimo anno, ovviamente auspichiamo che ci siano altri 5 anni dopo quest'ultimo, quindi è ovvio che io abbia detto il meglio deve ancora arrivare. Ok.